si chiama medicina rigenerativa. Il processo di rimpiazzamento e rigenerazione delle cellule, tessuti e organi umani per ripristinarne le funzioni normali. Una pratica che consente agli scienziati di far crescere tessuti e organi in laboratorio e trapiantarli con sicurezza quando il corpo non può curarsi da solo. Tra i pionieri in Italia c'è l'ospedale San Salvatore di L'Aquila, che dal 2002 ha portato avanti questa pratica, ottenendo attenzione nazionale e internazionale, e oggi la produzione di gel piastrinico è considerata rutinaria, con una richiesta che arriva anche da fuori regione. Si è visto che utilizzando le cellule del sangue, sfruttando le proprietà delle cellule del sangue, è possibile stimolare la rigenerazione dei tessuti. Si tratta di un prodotto che viene elaborato a partire dal sangue. Il sangue è un veicolo di infezioni e quindi la maggiore sicurezza dal punto di vista proprio sanitario e la miglior qualità può essere ottenuta solo se queste attività vengono fatte in centri specializzati e che sono deputati proprio alla manipolazione delle cellule del sangue. Un procedimento non invasivo e rapido che ormai si nutre di una richiesta sempre crescente. Il reparto di ematologia del San Salvatore diventa fulcro per tutti gli interventi chirurgici che possano sostituire protesi artificiali con ricostruzioni di tessuti o organi prodotti con le stesse cellule del paziente richiedente. Si tratta di un prodotto, di un emocomponente, cioè un derivato del sangue, che consta di un concentrato di piastrine autologhe, cioè del paziente stesso che lo utilizzerà, che viene utilizzato per infiltrazione in alcune situazioni, in questo caso si chiama PRP o plasma ricco di piastrine, oppure gel piastrinico, è lo stesso prodotto in realtà, che però viene attivato, reso solido o semisolido in forma di gel ed apposto direttamente sulla lesione da riparare. Le applicazioni del gel piastrinico sono disparate, si va dalla chirurgia ortopedica a quella estetica, fino anche a quella ortodontica, che arriva ad abbassare i tempi di intervento a sole 8 ore. Grazie alla collaborazione del Centro Immunotrasfusionale della ASL di L'Aquila, diretto dal dottor Luigi Dell'Orso, possiamo attuare nel nostro centro di implantologia dentale una metodica rigenerativa all'avanguardia di tessuto osseo e gengivale, finalizzato all'implantologia. Quindi, in caso di osso insufficiente per un'idonea terapia implantare, da un prelievo di sangue del paziente è possibile produrre un estratto piastrinico ricco di fattori di crescita che, utilizzato solo insieme ad osso umano, animale o sintetico e innestato sullo stesso paziente, favorisce in modo decisivo una rapida rigenerazione dei tessuti ossei e gengivali per un successivo utilizzo implantare e protesico. Quando invece è presente una quantità sufficiente di osso mascellare per permettere un'idonea terapia implantare, è possibile attuare la nuova terapia implantare a carico immediato, che sta ricevendo nel centro sempre più consensi e soddisfazioni da parte del paziente.